Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento della rubrica di costume del TG Master X. Oggi parliamo di immagini, infatti si è tenuta in questi giorni la mostra fotografica dal titolo Tracce di luce presso la Triennale di Milano, tra gli scatti quelli del premio Pulitzer italiano Lorenzo Tugnoli. Vediamo il servizio di Alessandro Vinci e Chiara Colangelo. Prima il World Press Photo, poi il premio Pulitzer, infine un'esposizione alla Triennale di Milano. Per Lorenzo Tugnoli il 2019 è già un anno da ricordare. I suoi scatti, assieme a quelli dello spagnolo Diego Ibarra Sanchez, sono stati protagonisti questo fine settimana di Traces of Light, mostra allestita nell'ambito della quarta edizione del Festival dei Diritti Umani. Al centro dello sguardo dei due fotografi, Tugnoli collaboratore del Washington Post, Ibarra Sanchez del New York Times, le storie dei rifugiati siriani in Libano. Che tipo di realtà e che tipo di umanità ci raccontano queste fotografie? La mostra è incentrata sui siriani che abitano in Libano, che sono rifugiati dalla guerra in Siria, che è subito dall'altra parte del confine. I siriani abitano spesso in tende, che soprattutto nella valle della Bekaa in zone rurali, quindi, e le condizioni sono molto difficili. C'è ovviamente non c'è acqua corrente, non c'è luce, e anche l'accesso all'educazione per i bambini è molto difficile, e stiamo parlando di persone che abitano in queste condizioni da anni, in genere si parla di 4-5 anni. Il quarantenne ravennate si è però aggiudicato World Press Photo e Premio Pulitzer, i due massimi riconoscimenti mondiali del settore, grazie a un reportage realizzato in un altro scenario di crisi, lo Yemen. Emozione molto grande, ovviamente, è la prima volta che mi capita di ricevere dei premi, diciamo, di internazionali, e quindi non sono abituato. Spero che in qualche modo ci sia la possibilità di portare di più l'attenzione sulla crisi in Yemen grazie a questi premi. Ovviamente sono felice di tutto questo. Ma qual è il messaggio che la mostra vuole lanciare ai suoi visitatori? A illustrarlo è Diego Ibarra Sanchez, che al pari di Tugnoli vive proprio a Beirut. The idea is to show that war is not finished with the last bullet. We have to think about in human beings, not in numbers. Nowadays we're thinking about refugees as a threat coming to Europe, and we are forgetting the idea that they have been forced to leave everything behind themselves. And we cannot forget one point: we belong to the Mediterranean, Mare Nostrum, we are Phoenicians. So it's part of our culture, our heritage, it's part in our minds, hearts, blood. So they are our brothers. Io sono molto contento che venga riscoperto il potere, o meglio, la potenzialità comunicativa nei confronti del largo pubblico della fotografia. È innegabile che ci sia un linguaggio nuovo che sta emergendo. Ci sono dei giovani di talento che stanno trovando dei contenuti forti e li stanno veicolando con un linguaggio estremamente contemporaneo. Quelle che abbiamo visto sono immagini forti che tengono alta l'attenzione sulla crisi siriana. Bene, per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima settimana con la rubrica di costume di TG Master X. Arrivederci e buona giornata.